Un po' di venticello, ma adesso iniziamo un nuovo percorso. Il percorso che ho deciso di fare oggi prevede il raggiungimento del rifugio Venezia. Per raggiungere questo posto bisogna innanzitutto andare a Zoppé di Cadore, questo paesello, dopodiché poi parcheggiare o sull'eliosuperficie oppure, come abbiamo fatto io e Flavio, siamo andati un po' più avanti perché la strada lo permetteva e abbiamo parcheggiato su un posto che però dà poco spazio e bisogna arrivare presto. Il percorso da fare è veramente molto semplice, non c'è tanta salita e si va lungo il versante del Monte Penna fino a raggiungere poi il rifugio Venezia, che ti permette di avere una visuale veramente straordinaria di tutto quello che è attorno: il Monte Antelao, il gruppo Sorapis, il Monte Pelmo che ti sovrasta, ma è tutto un paesaggio fotograficamente molto interessante. Siamo qui, amici, condizioni della neve pessime, ovvero siamo decisamente ad inizio primavera, quindi neve non ce n'è più praticamente, si sta sciogliendo tutta. Siamo partiti da Zoppé di Cadore e andiamo su verso il Pelmo che ci aspetta qui dietro, non è questo, e andremo a raggiungere un rifugio dove in teoria dobbiamo avere un bel panorama, ma vedremo dopo quando saremo in prossimità del posto. E qui si intravede il Pelmo. Adesso andiamo avanti finché ce lo vedremo bello bello grande. Flavio, cosa abbiamo davanti a noi? Olè! Guardate che roba! Il Pelmo da un'altra angolazione. Quando abbiamo fatto il giro al rifugio Aquileia e su per di là, eravamo dall'altro versante. Wow! Tanta roba! Qua, se vai giù, come dicono i miei amici di Stepsover, non la racconti. E sua maestà il Pelmo! Molto bello, ci sono anche tanti sentieri su per di là, volendo, guarda che belli. Su per di là, vai su, fai il giro e vado a fare una foto. Voglio fare un panorama, tecnica che ho già parlato e già spiegato più volte come vado a fare. Con il 70-200 ovviamente sono troppo stretto, vado a fare una serie di scatti. Mi piace la luce come arriva perché abbiamo il sole praticamente alle spalle che illumina. Certo, non è il sole dell'alba o del tramonto, però comunque il cielo è un po' velato e magari qualcosa di buono viene fuori, quindi vado in manuale innanzitutto in modo da avere la stessa esposizione su ogni scatto. Allora sono a un 400esimo di secondo, quindi comincio a fare la serie di scatti. Ok, fatto. Vado a fare anche un bel particolare, visto che la vetta me lo consente. Pelmo è sempre bello. Andiamo!
panorama da togliere il fiato. Vento che toglie il fiato, mamma mia che forte. Lì c'è il rifugio Venezia e qui abbiamo un gran bel panorama in questo momento, dove il vento ha smorzato un po'. Adesso andiamo lì sul rifugio, ci mettiamo un po' a riparo e mangiamo qualcosa e siamo arrivati praticamente. Veramente un gran bel posticino. Siamo arrivati al rifugio Venezia, abbiamo fatto qualche foto, ma adesso torniamo indietro. Il giro è molto molto semplice. Il brutto è che la neve si sta letteralmente sciogliendo, quindi è anche scomoda un po' per camminare. Un giretto tranquillo, sicuramente vi metterò qui la traccia sulle note dell'episodio. Se qualcuno è da queste parti e vuole farsi un giro, posso dire che è anche alla portata dei bambini, tutto sommato, che c'è un po' di fatica all'inizio, ma decisamente alla portata anche di bambini, e si viene su, si gode un bel panorama. Tra giugno e settembre il rifugio è anche aperto, quindi si arriva lì, si mangia qualcosa, così insomma continuiamo. Lì c'è un bel spot che come sempre si vede quando magari si fa il rientro. In questo caso rientrando abbiamo una prospettiva diversa verso la discesa e vedo lì le montagne in profilo con delle nuvole dietro. Come parametri, ora sono a 200 mm per chiudere tantissimo, sono a 200 ISO F9 e sono su un millesimo di secondo circa, leggermente sottoesposto perché ho paura delle nuvole lì sullo sfondo che mi vengano fuori bruciate. Diamo un occhio, sembrerebbe carina, ovviamente dopo lo vedremo alla fine. Apparentemente magari può sper bella e poi magari fa schifo dopo quando la vedo a monitor. Intanto che ero qui mentre Flavio faceva delle riprese, ho notato come ora che il sole si è un po' spostato crea delle ombre sulla cima del pelmo. Peccato per quel cielo che è fin troppo blu adesso, ci sarebbero volute delle nuvole come quelle che troviamo dall'altro lato, ma ci accontentiamo. Qua è pieno di fiorellini. Flavio li sta fotografando, a me non piace perché io amo i fiorellini, sai? Luce è troppo dura. Ha detto che ama i fiorellini Flavio. Ed eccomi qui tagliato in due dal sole, sono seduto, mi sto godendo questo momento, questa pausa in questo panorama, tranquillità in questa casetta che non so nemmeno se è un servizio, una casa privata, non ho idea, ma ci sta bene. Oggi so che il video non è stato magari di quelli più entusiasmanti, non si sono viste foto strepitose, almeno non mi è sembrato, dopo vedrò al computer come è venuta la cosa, però credo anche che ogni tanto bisogna prenderci un po' di tempo per noi stessi. Ad esempio oggi mi sono goduto il giretto tranquillo, più che star lì a pensare a dover fare la foto, a fare il video per fare la foto, che in fondo è il mio lavoro, la mia passione prima del mio lavoro. Mi viene in mente molto un film bellissimo che ho visto, I sogni segreti di Walter Mitty, dove c'è Sean Penn che fa il fotografo, interpreta un fotografo, e c'è un passaggio bellissimo dove lui è lì appostato per fotografare il leopardo delle nevi, se non ricordo male, e niente, quando compare è una specie molto rara, difficile da vedere, da fotografare, e lui la guarda invece di stare lì a fare le foto, e lì con la macchina fotografica, e Walter Mitty gli chiede: ma perché non scatti? E lui dice che non vuole essere distratto
dalla macchina fotografica in certi momenti, ma vuole godersi il momento, vuole sentirsi dentro, roba del genere. Magari vai a vederti il film perché è bellissimo, quel passaggio è bellissimo, un omaggio alla fotografia. E mi sento proprio così, che ogni tanto bisogna prenderci i nostri spazi e dimenticarci un po' di avere la fotocamera. E adesso tornerò verso l'auto. E siamo arrivati finalmente all'auto. Qui è il passo dove siamo arrivati, in fondo, bella montagna. E siamo arrivati alla fine, ragazzi, adesso andiamo a casa. Quindi grazie di avermi seguito fino a qui. Trovi la traccia qui sotto nelle note dell'episodio se vuoi farti un giro anche tu se sei a queste parti. Giro molto semplice. Se il video ti è piaciuto ricordati di metterci un like, di iscriverti al canale, mai che ci sei, perché mi darai una grossa mano. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao da Alessio e Flavio. Ciao ciao.